Ciao a tutti, mi chiamo Andrea e sono preparatore atletico di ATF Studio Sportivo. Oggi vediamo velocemente come fare un po' di mobilità in casa in 10-15 minuti, quindi possiamo inserirlo tranquillamente prima di tutti gli allenamenti, sui distretti dell'anca, della caviglia e un po' di mobilità anche dell'intera colonna. Ok, iniziamo con l'anca. Vi proporrò un po' di esercizi in ordine crescente di difficoltà, anche per permettere alle articolazioni di scaldarsi. Quindi, seduti, iniziamo una gamba alla volta, senza compensare troppo, cioè senza voler per forza toccare col ginocchio e ruotare. Non bloccate mai la respirazione. Con esercizi nuovi, soprattutto se siamo un po' freddi all'inizio, viene di tendersi un po', ma lasciamo andare. Un ginocchio scende, l'altro un'altra alla volta adesso, quindi una gamba distesa morbida, l'altra allarghiamo leggermente, chiudo e apro. L'importante è che il gluteo resti sempre a contatto e quindi non dobbiamo sollevare il bacino. Rilasso, respiro, chiudo e apro. Senza esagerare, dovremo piano piano cercare di aumentare un po' di movimento, l'arco del movimento, senza mai sentire male. E ripeto, apro, scendo l'apro. Mi raccomando, vi ricordo che siamo sempre deficitari da una parte, o che sia un po' di forza, o che sia un po' di mobilità, quindi da una parte risulterà sempre più facile, sempre più mobile. Che sia l'anca, la caviglia, il ginocchio, ci sono sempre un po' di differenze, normale, non preoccupatevi. Io infatti da questo lato mi sento più bloccato, meno mobile. Torniamo seduti. Adesso facciamo l'esercizio di prima senza mani, quindi le ginocchia scendono e noi restiamo seduti. Inizia a esserci anche un po' di movimento, dovete tenere un po' quegli addominali. Quindi dicevo all'inizio di ogni allenamento, mobilità e comunque è una bella attivazione muscolare. Per finire con quello un po' più difficile. Ruoto e scendo. Ruoto e scendo, cercate di muovere il meno possibile il busto. Non lavorate troppo con le spalle. Tutto questo lavoro a livello delle anche, del core, prima di una corsa vi può aiutare molto a sciogliere a livello anca bacino. Soprattutto se come me siete poco mobili. Facciamo ancora 4, 3, 2, calma, 1. Ok, anca finita. Oggi facciamo una breve routine da 10 minuti, ma perché proprio voglio dare la possibilità di avere un percorso che possiate fare praticamente tutti i giorni prima di un allenamento. 10 minuti non sono niente di che, quindi molto facile da inserire. Andiamo a vedere la caviglia. Quindi mi giro.
e attenzione, cerco di sedermi. Se io, prima di arrivare a toccare l'ingluteo, il tallone, già senza dolore, mi fermo, ok? Mi fermo un attimo prima. Dove sento dolore, mi fermo. Non andate mai contro il dolore. Un po' di tensione può andare bene, assolutamente, ma il dolore vi fa contrarre i muscoli, quindi è l'effetto opposto di quello che stiamo ricercando. Qui dovete sentire una buona apertura a livello dorsale della caviglia. E cerchiamo di stare dritti. Respiro, occhio a non lavorare con le spalle. Se faccio fatica a sedermi, posso mettere anche un cuscino. Quindi, un cuscino più o meno alto sopra, e questo mi aiuta a restare un po' più alto. Respirate. E facciamo anche un po' uno piccolo, se volessimo fare un massaggio ai piedi, destra e sinistra. Date tempo alle vostre articolazioni, ai vostri tessuti di allungarsi. Ok, adesso cerchiamo invece di dare un attimo di mobilità e recupero, quindi delle circonduzioni molto ampie e lente. Ne facciamo 4 per ogni senso, sia orario che antiorario. Piano, cercate l'ampiezza, e nella velocità, ma l'ampiezza. Se riuscite, allargate un po' anche le dita dei piedi. Cambio. Quattro. Cercate di capire quali sono le vostre, tra virgolette, debolezze, cioè dove siete più bloccati, sull'anca destra, caviglia sinistra, e lì insistete e lavorate, perché avere un'articolazione che non è perfettamente mobile poi a lungo andare potrebbe portarvi dei compensi, dei problemi, e rivolgetevi comunque anche a del personale predisposto a fare queste cose se notate qualcosa di differente. Ok, allora adesso fatto questo, proviamo ad andare in questa posizione, squat, massima angosciata. Se nello scendere inizio a sollevarsi i talloni, non devo insistere di più, o compenso con la schiena, perché probabilmente ho ancora un po' di blocco articolare a livello della caviglia. Quindi inizio gradualmente, anche utilizzando un piccolo trucchetto. Ci perdonerà Scott Jurek se usiamo il suo libro in questo modo. Alzando su pochi centimetri il tallone, andiamo a rubare un po' l'angolo della caviglia e quindi a facilitare questa seduta. E ci rilassiamo. Cercate di essere anche abbastanza dritti col busto, quindi non chiudiamoci, o almeno le prime volte male ci può aiutare per dare, soprattutto sentirete la zona del tibiale che lavora anteriore alla tibia. Poi piano piano cercheremo di spostare il nostro peso sui talloni e di essere abbastanza dritti. Recuperiamo un attimo.
Piano piano aumenterete sempre di più il tempo e quando sarete anche comodi cercherete di unire, spingere sui gomiti e sentire un po' di lavoro adduttori ancora interno. Lavoriamo un po' ancora sull'interno della coscia. Spingiamo un po', respiro, rilasso. 10 secondi. E lascio. Mi raccomando, attenzione a quando, da questa posizione in cui vedete che comunque sono i muscoli vanno a comprimere i nostri vasi, la nostra circolazione, quindi quando se mi alzo velocemente a questa posizione qua, l'aumento del flusso del sangue può portare qualche scompenso, quindi da questa posizione qua ci muoviamo molto lentamente, mi raccomando. Andiamo ancora a lavorare sulla caviglia, cercando di spingere in avanti senza sollevare il tallone. Qui potete anche utilizzare una sedia, un tavolo, un appoggio. Su tutte e due. Se vedete, io col ginocchio sinistro scendo di meno. Quindi qui sono già fermo. Mentre con il destro ho più profondità. Attenzione a non insistere, perché se notate io col sinistro che sono bloccato, se scendo, se insisto, ho un compenso, cioè il ginocchio tende a, se vedete, sia il piede che il ginocchio andare all'interno. Non deve succedere questa cosa, mi fermo prima. Qualche secondo. Questo è un buon allungamento del tendine d'Achille. Ok, sciogliamo un attimo. Mi raccomando, introducetele sempre, sempre, con calma, senza esagerare, senza voler forzare nulla, perché i vostri tessuti hanno bisogno di tempo. Quindi se non abbiamo mai fatto questo esercizio, se abbiamo avuto sempre il tendine un po' più contratto, non ci si allungherà in pochi secondi. E avessimo mai la mobilità dei gatti sarebbe ancora meglio. Dopo vediamo se ci fa vedere qualche esercizio. Allora, andiamo sulla colonna. Quindi movimentazione generale. Ci mettiamo quadrupedia. E via. Respiro, scendo e sollevo la testa. Fuori l'aria e faccio il lavoro. Respiro e scendo. Quindi facciamo ancora 4. Con questo lavoriamo su tutta la mobilità della colonna. Ultimo. Ok. Adesso facciamo alcune rotazioni. Sempre per la mobilità sulla colonna. Riuscire a allentare un po' la tensione soprattutto sulle vertebre ci aiuta ad essere più mobili, a scaricare, a dare un po' di respiro, ossigenazione, come dicevo prima, ai dischi intervertebrali.
che nelle posizioni di quando stiamo seduti molto al computer o in macchina o sul divano a scaricarci tutte le ultime serie di Netflix vengono comunque messe sempre in compressione. Chiudo le ginocchia, faccio un massaggio alla zona lombare. Se la posizione con la testa così vi dà fastidio, potete anche mettere un cuscino come quello di prima che vi solleva. Importantissimo sempre respirare. Se voi respirate, date la possibilità ai muscoli di allungare. Se invece avete già tensione vostra, è difficile che i muscoli riescano a fare l'allungamento che volevate fargli fare. Questo era il circuito veloce che volevo presentarvi oggi e che volevo trasmettervi perché lo inseriate nella vostra routine anche quotidiana, anche se non doveste allenarvi. Durante la giornata vi prendete 10 minuti per scaricare dal PC, dalla televisione, date un po' di respiro alle vostre articolazioni e sicuramente vi sentirete meglio. Io vi ringrazio per aver seguito il video. Vi chiedo di mettere un mi piace, di condividere anche nei vari social, di iscrivervi e attivare la campanella del canale YouTube dello studio e di seguirmi anche sui vari social di Facebook e Instagram. Ciao a tutti!